ribaltata, quindi c'è una buona dose di amarezza per questo 2-2, però forse il risultato è giusto, tutto sommato, oppure no? Me lo deve dire lei, si è fatto lei. Per quanto mi riguarda, no, perché penso che il mio portiere si è mai sporcato i guanti. Penso che noi abbiamo tenuto il campo in lungo e in largo, purtroppo gli episodi a volte non c'è colpa di nessuno, l'importante è che la squadra penso che abbia, non è semplice contro una squadra che non aveva subito gol fino adesso, ne aveva subiti pochissimi e quant'altro. Dispiace, c'è un po' di amarezza però. Va bene così. Perché tutte queste difficoltà nel primo tempo? Difficoltà in che senso, mi perdono? Nel costruire proprio azioni pericolose. Però sicuramente non è semplice, capisci? Quando tu stai giocando un po' e poi prendi un gol, un modo cambolesco, un po' particolare, devi ripartire, ripeto, la squadra per quanto mi riguarda a me è stata la migliore prestazione che ha fatto fino adesso, per quanto mi riguarda. Dispiace perché comunque sì, alla fine l'avevi ribaltata e poi è andata così come è andata. Mi fa piacere per quelli che sono entrati, perché sono entrati bene. Magari qualcuno poteva dare un qualcosina in più prima, quindi questo fa capire di quanti... che spesso molti giocatori che magari hanno bisogno di giocare poi dopo giocano e invece poi dopo mi ha fatto piacere come è entrato Gatto che rispetto a domenica non è invece entrato bene, mi è piaciuto Ardemagni come è entrato, sono contento io sono proprio contento della squadra, oggi mi è piaciuta la squadra, il carattere della squadra mi è piaciuto. Sono più che contento, tutti e due hanno lotto. Ma prima abbiamo giocato con Barlafante e Falla, abbiamo giocato con Gatto e Ardemagni. Sono due prime punte, quindi magari, siccome nel primo tempo abbiamo fatto, penso che abbiamo fatto 12-13 cross, cioè traversoni, non siamo stati bravi. Saranno imprecise, siamo stati sempre in area, abbiamo coperto poco, abbiamo preso poco l'area di rigore e poi con Matteo infatti abbiamo fatto quello su due traversoni. Io avevo pensato che hai dato fisicità a questa squadra ed esperienza nel campo di tutti. Sì, 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 ma io penso che non c'erano solo loro due, perché c'era anche Gatto, sono passati a 4-2-4, io giocavo con quattro attaccanti. Io giocavo con quattro attaccanti. Era una zona morta nel primo tempo, con Gatto si limita lì. Quindi era una zona morta, mi stai dicendo, dove stava Barlafante? Sì. O dove stava Moro? No, qual è la zona morta? Allora, uno dei due, o Barlafante? Qui dove stava Barlafante? Sì, sì. Non metti Barlafante, ma Barlafante perché non gioca? Metti Barlafante, ma Barlafante è zona morta. Sono giocatori che sono tutti importanti a un progetto per fare bene. Tutti. Tutti, oggi sono contento di Barlafante, sono contento di Mono, sono contento di Gatto, sono contento di tutti e anche del portiere sono contento, anche perché un giovane, ahimè, può accadere che possa fare un qualcosa, non lo fa certamente apposta, io sono contento della squadra oggi. Sul primo gol che ha detto, cosa è accaduto? Sarà stato il vento sicuramente, ha battezzato, è uscito, gli è passata su, ma sarà stato il vento perché spingeva il vento, un ragazzo giovane e deve crescere sicuramente. Avrà tutto il tempo per crescere. È uscito, magari può chiamare anche carica al portiere. È giovane, deve crescere. Bravo, noi crediamo fortemente in questo giovane. Come mai questa scelta? Giocavamo in casa, era una squadra che veniva che aveva creato poco, i numeri dicevano questi e allo stesso modo aveva subito poco, quindi volevamo fare una partita più d'attacco. Barlafante, Mancini, Moro, giocavo comunque con 4-2-3-1, erano tutti quasi offensivi, quindi abbiamo cercato di creare più occasioni e riempire più l'aria, questo è tutto. Però ripeto, c'è il rammarico perché la
la squadra ha giocato, ha creato, non si è mai tirati indietro e questo a me fa piacere, è il carattere, noi siamo all'ottava giornata, è ancora molto lungo, ripeto, non siamo, lo dico sempre, fenomeni domenica scorsa, l'altra domenica, non siamo dei blocchi, passo dopo passo bisogna creare quelli che stiamo facendo, la squadra nella complesso di una partita così, perché vai sotto, prendi un gol rocambolesco nel primo tempo, ha ribaltato la partita e questo fa capire di quanto ci tengono e quanto è una squadra importante. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra molto umili. Io ripeto, sono contento della prestazione della squadra.